Cari amici vicini e lontani, lontani e vicini. Ecco, vedi? Come noi diciamo così, il cane abbaia. Allora, oggi abbiamo presentato un'altra denuncia molto importante che Orazio, fra poco, che è l'autore totale di questa denuncia, illustrerà ai nostri amici. Ed è una denuncia molto importante che richiede un po' di attenzione, perché sennò certe cose non si capiscono. Quindi, la parola a Orazio Ferniani. Allora, ecco qui la relata a conferma, spero che si legga bene, che l'abbiamo depositata poco fa, a ore 17:23 dell'11 ottobre 2016. Allora, che cosa succede? Questa storia è un sequel, cioè praticamente noi già a partire dal 21 giugno del 2010 abbiamo presentato la prima denuncia contro il sistema bancario europeo, e cioè la Banca Centrale Europea, il SEPC nel suo complesso, la Banca d'Italia e tutte le banche commerciali, nonché poi tutto quello che c'era in ballo nelle varie fasi intermedie. E i capi d'accusa che noi abbiamo ravvisato sono addirittura 40, perché per esempio, tralascio altre cose, ma c'è la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, inadempimento di contratto di pubbliche forniture, appunto della banconota, frode nelle pubbliche forniture, falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate, in quanto l'euro è un per il 90% falso. Poi spiegheremo il perché. E poi intendiamoci, l'euro proprio come carta moneta, cioè cari amici, voi andate a pagare con delle monete false. Il fatto che poi ve le accettino è un altro discorso, ma l'euro è molto più falso di quello che noi proponiamo, che è appunto la cambiale. La cambiale, ad esempio, cos'è? Un titolo al portatore, no, ed è un obbligo firmato da chi paga. Certo. Oltretutto. Allora, e quindi parificazione delle carte di pubblico credito e bit elettronici delle monete. E poi ancora falsità commesse da pubblici ufficiali incaricati di un pubblico servizio. Parlo dei bancari di qualunque livello e ordine. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, perché quando tu mi fai un 90% di banconote false, sicuramente qualche problema alla borsa valori e al commercio glielo dai. Manovre speculative appunto su merci, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, perché quell'euro lì che tu stai spacciando per euro in realtà non è un euro. È comunque un prodotto industriale, perché viene ottenuto industrialmente, da un'operazione che richiede un'attività industriale, un'industria, cioè delle macchine. E poi, così tanto per gradire, istigazione aiuto al suicidio, riduzione in schiavitù, furto, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, circonvenzione di persone incapaci, usura, appropriazione indebita, impiego di denaro di provenienza illecita, abuso della credibilità popolare e altro a scelta. Allora, circonvenzione di incapace sta per significare che non è che uno prende un ricoglionito come potrebbe essere Matteo Renzi, insomma, questa gente qui, credo, e gli rifila un euro. No, è circonvenzione di incapace, in quanto l'incapace è incapace di, per ignoranza e non perché cretino, certo, no, come Matteo Renzi, ma perché mantenuto, perché volontariamente nell'ignoranza è tenuto a ignorare. Lui fa una prestazione lavorativa, vende qualcosa, gli danno in cambio, no, una banconota in cui ci sono scritte delle strane parole, e a questo punto lui sa comunque che quella banconota la può riciclare, la può dare, quello è uno dei principi fondamentali emessi e elaborati da quel grande genio che è stato il professor Auriti, che il valore della moneta tu gliela dai nella misura in cui tu accetti, perché sai che un altro te la può accettare.
se tu hai un minimo dubbio che non te la può accettare, e questa è la ragione per cui oggi non riusciamo ancora a far capire l'importanza della cambiale sociale, e allora l'incertezza che qualcuno te l'accetti, anche tu stesso non l'accetti. È tutta lì la faccenda. Allora, per capire bene la questione, questa, come dicevo, dal 2010 noi portiamo avanti questo discorso, l'abbiamo risollevato in varie occasioni in tutte le sedi, anche giudiziarie, e purtroppo la cosa non è cambiata di nulla, perché la situazione era, come diceva prima Giorgio, in determinato modo, e tuttora è più o meno, ma qualcosa si sta muovendo. E il motivo per cui abbiamo fatto questa denuncia è proprio perché sono sorte delle nuove prove, sono state ritrovate delle nuove prove o dei nuovi supporters, che appoggiano questa nostra idea, che poi è anche quella dell'avvocato Marco Della Luna e dell'amico Marco Sabba. E infatti, per produrre questa nostra querela abbiamo dovuto Giocoforza. Noi abbiamo preso giustamente anche da questi magistrali e ricercatori, certo, per supportare quello che noi, appunto, come dicevo prima, dal 2010, e cioè che la moneta euro è una grande truffa ed è la più grande evasione fiscale in Italia, perché poi lo stesso discorso vale dovunque in giro per il mondo, e vale all'incirca su base annua fra i 700 come minimo di dimensione, a probabilmente oltre i 1000, come più fondatamente si può presupporre, miliardi di euro di evasione fiscale, cioè denaro che viene non solo evaso come fa fisco, ma viene proprio fisicamente trasportato nei paradisi fiscali attraverso varie modalità che non sto a dire, ma essendo moneta scritturale non lasciano traccia, perché basta semplicemente cancellarli da un conto bancario di una qualunque filiale periferica e farli arrivare attraverso strade più o meno contorte e più o meno illegali a vari paradisi fiscali in giro per il mondo. Quindi la cosa che cosa è? Che noi abbiamo sempre affermato che, appunto, l'emissione da parte delle banche di tutti i generi, sia commerciali che nazionali, hanno una modalità di contabilizzazione assolutamente falsa, perché partono impostando al passivo l'emissione monetaria e all'attivo il ritorno dell'emissione. La cosa banale, ma anche geniale, che ha messo a punto Marco Sabba è proprio questo, e cioè ha fatto questo schemino che, detto così, sembra puerile, ma metterlo, estrapolarlo dalla modalità di comportamento non è una cosa facile. Ecco, lo schemino praticamente vede quattro riquadri all'interno e due riquadri all'interno di un altro riquadro più grande. Allora, quello che ufficialmente viene riconosciuto dalle banche è il riquadro centrale, cioè quella della emissione monetaria che viene postata al passivo e quella del ritorno del pagamento del credito fornito al cliente, che è un attivo invece per la banca, e quindi si compensano, per cui il bilancio va comunque sempre a zero, salvo imprevisti e salvo situazioni particolari. Quindi le banche dicono: ma noi, i nostri guadagni sono proprio miserevoli e quindi noi non paghiamo tasse. No, amico, lì manca il terzo elemento del gioco delle tre carte, cioè manca la fase primaria, e cioè la creazione del denaro da nulla, perché se tu non ce l'hai, tu banca non lo puoi manco prestare. Quindi l'azione della creazione è anteriore a quella del prestito, e questa operazione viene nascosta invariabilmente da tutte le banche. Allora, attenzione. E questo credito e questa creazione da qualche parte poi va, è seguito dopo. La truffa, per cercare di farlo capire meglio questo concetto, la truffa consiste nel fatto che la banca ti presta dei soldi che non sono in cambio di un bene tuo che glielo dai a copertura e a garanzia.
questo bene, che molto spesso, perché le banche sono interessate a fare i mutui sulle case? Perché nel momento in cui tu dai la tua casa a garanzia dei soldi che loro creano dal nulla, in quel momento gli dai valore, come se tu gli dessi dell'oro, infatti, gli dai valore ai soldi che loro stampano dal nulla. Infatti, il valore viene dall'appartamento che tu gli dai in garanzia. Infatti, tu quando vai a vendere una casa che ha un mutuo sopra, prima estingui il mutuo e poi vendi la casa. Cioè, no, e lo devi estinguere attraverso tutto un procedimento che è abbastanza complesso e che deve assolutamente andare ad ammortare quell'ipoteca che avevano prescritto sopra, iscritto sopra. Quindi questo è il discorso. Ma la cosa più grave di tutte, seguendo il discorso di prima, è che questa attività di creazione, facciamo che sia 100 euro, no? Vengono creati 100 euro. Questi 100 euro vengono poi contabilizzati dalla banca al passivo, no? Come abbiamo detto, dando il prestito. Dopodiché, quando ritorna, abbiamo il ritorno dei 100 euro. Più gli interessi. Però, aspetta, più gli interessi ovviamente. Ma il credito creato inizialmente, che prima non esisteva, quello è rimasto sempre. Cioè quella contabilizzazione in attivo dovrebbe rimanere anche, quindi dovrebbe esserci una fase di diciamo, in cui viene creato 100 euro, quindi più 100, vengono prestati i 100 euro, quindi meno 100, e poi ritornano i 100 euro moltiplicati. No, ritornano quelli, e quindi sono meno 100, più 100, però anche più 100. Quindi l'operazione alla banca diciamo, realizza i 100 più gli interessi che diceva Giorgio. Quindi da qualche parte viene, quindi il denaro viene speso e ritorna, ma quei 100 euro rimangono sospesi in un limbo che la banca non riesce a giustificare, e l'unica soluzione che c'ha per non far vedere che stanno giocando sporco è giocare ancora più sporco, e cioè mandare in una destinazione finale riciclando quel denaro sporco di provenienza illecita che non viene dichiarato, al fisco. Allora, tutto questo è un giochetto che sembra banale, ma che invece porta quasi o più o meno 1.000 miliardi di euro di utile l'anno non dichiarato alle banche. Che non essendo dichiarato, poi quelle banche sono ad esempio in difficoltà, no? Si dice che sono in difficoltà, perché quei soldi che le banche hanno guadagnato non possono far vedere che l'hanno guadagnato. Li nascondono. Mentre quando vanno in difficoltà, esiste anche una difficoltà bancaria, anche perché è difficile avere dei ritorni per i prestiti che fanno, oggi siamo in crisi, vai a chiedere dei soldi a qualcuno che non te li può restituire. Allora, queste difficoltà bancarie vengono chieste al popolo, ai singoli popoli, i quali, grazie ai governi che sono completamente in mano ai finanzieri, e sappiamo perfettamente chi sono, è vero, questi soldi vengono chiesti al popolo, cioè alle nazioni. È chiaro, ricordiamoci due cose abbastanza banali, devi dirli tu perché è abbastanza interessante. L'attuale capo del governo italiano non è Matteo Renzi, ma è altra persona, sì, la quale fa ufficialmente il consigliere. È un cittadino israeliano, il quale di punto in bianco è diventato, chissà come, e mi ricordo molto anche Menem, ecco, era un ebreo libanese, che a un certo punto è diventato presidente della Repubblica Argentina. Poi noi abbiamo un altro grande ministro, Padoan, di un po' chi era, che fra il 1992 e il 1998 da ministro delle finanze, non italiano, argentino, esatto, che lo sa solo lui come ha fatto a diventare ministro argentino, ecco, è riuscito a mandare a malora
tutta l'economia e la finanza argentina, esatto, con tutto quel casino che è successo, che dei bond argentini, no? Che tutti sono rimasti, tantissimi rimasti incastrati, eccetera. Bene, non è bastato, perché dal 98 al 2004, se mi ricordo bene, è stato proclamato ministro delle finanze in Portogallo. E per fortuna di guasti grossi non ne ha fatti. No, no, è combinato con quasi quelli lì. Sì, con quasi, perché... sta tranquillo, li doveva fare, deve portare tutti i soldi di allora, Israele. Uno mi deve spiegare come fa una persona ad essere ministro delle finanze a sequenza molto ravvicinata in tre stati diversi. Ma misteri. Misteri della finanza internazionale. Misteri della fede. No, ma riuscendo, diciamo, la prima volta posso capire che ti nomino ministro e non so chi sei, combini uno sconquasso e vabbè, ti cancello. Ma viene di nuovo riproposto in Portogallo, combina con sconquassi e viene comunque di nuovo riproposto in Italia, dove che farà secondo voi? Ma sono quei killer che sono affittati da questo e da quello per uccidere. Magari uccidere una persona, il killer banale. Uccidere questi che devono uccidere le economie. Ecco chi è Padoan, il killer delle economie, che passa di stato in stato, tanto quelli che rimandano lo sappiamo chi sono, Rockefeller, no, ma c'è il Morgan, Rothschild, il consigliere di Renzi, di cui adesso non mi ricordo più, ma c'ha un nome, Goldsmith, una cosa del genere, un nome con il Gulden, Gold, tanto per dire, sai, il termine gold, sì, gold, sempre oro, sempre questi maneggioni di oro, E quindi ecco, lui è diventato cittadino italiano 5 anni fa, ma guarda caso. Ma prima è diventato ministro, consigliere di Renzi. No, no, prima. E poi è diventato cittadino italiano. No, prima è diventato, prima che diventasse presidente Renzi, 2 o 3 anni prima, è stato fatto diventare cittadino italiano. Esattamente. Dopodiché, come Renzi è salito al potere, immediatamente, poco dopo, è diventato vice ministro. Esattamente. È una cosa allucinante. Vice primo ministro. Vice primo ministro. Attuale capo del governo. Sì. È il vero attuale capo del governo. Allucinante. Vabbè. E allora, qui dico alcune. Allora, qua è questa, faccio vedere un'altra cosa. È una lettera del ministro delle finanze svizzero, a cui Marco Saba, a cui dobbiamo appunto questo documento e queste frasi che sono scritte, che adesso leggiamo in questo documento, e dobbiamo ringraziarlo pubblicamente. Il ministro delle finanze svizzero, il 22 giugno del 2016, da Berna, dice: bilancio della Banca Nazionale Svizzera. Perché? Perché Marco Saba era andato a maggio, no, aprile del 2016 all'assemblea degli azionisti della Banca Nazionale Svizzera ed aveva fatto un suo intervento in cui diceva le cose che diciamo noi, ovviamente, che adesso noi qui evidenziamo. E tralascio tutto il resto, egregio signor Saba, la ringrazio, eccetera, eccetera. Lei rimprovera alla Banca Nazionale Svizzera di non aver scritto correttamente a bilancio un importo di circa 600 miliardi di franchi svizzeri o di non averlo iscritto affatto. Nell'intervento all'Assemblea Generale della Banca Nazionale Svizzera, tenutasi il 29 aprile del 2016, lei aveva peraltro già sollevato la questione in quell'occasione. Le è stato risposto che la contabilità della Banca Nazionale Svizzera è corretta e che è stata sottoposta a verifica da un organo di revisione esterno, ed è una delle 4 big della revisione contabile, KPNR, che si chiama. Prima dell'Assemblea Generale, il rapporto di gestione della Banca Nazionale Svizzera è stato presentato anche al Consiglio Federale per l'approvazione. Le assicuro che il bilancio della Banca Nazionale Svizzera non presenta irregolarità contabili di tale portata. E poi, successivamente, la sua critica si fonda evidentemente sull'ipotesi che la moneta scritturale messa in circolazione dalle banche non figuri nel bilancio della Banca Nazionale Svizzera. Questa affermazione è esatta. Oh, lo dice il ministro della Finanza, Questa affermazione è esatta.
nel senso che la moneta scritturale creata dalle banche non è considerata denaro inteso quale mezzo di pagamento legale, bensì un credito, e invece le banche lo utilizzano come strumento di pagamento reale, mentre sono solo, ed è qui la differenza, una promessa di pagamento, esattamente come è una promessa di pagamento la cambiale sociale o la cambiale in generale. È chiaro? Laddove la promessa di pagamento della cambiale è firmata da chi promette. E, certo, e qui non è firmata da nessuno. Oppure formalisticamente, anzi diciamo, è bene anche questo concetto. Se voi vi andate a vedere, sicuramente a casa dei nostri amici c'è sempre una vecchia lira di quelle autentiche, no? E sulle vecchie lire c'era la firma del governatore, del tesoriere, del cassiere. E di tanti altri, ovviamente. Allora, andiamo laddove invece nell'euro oggi non c'è la firma di nessuno. C'è la firma di Draghi da un anno o due. Sì, ma perché se ne sono accorti che mancava, sì, troppo, sì, evidente. No, qualcuno mi ha detto, ma senza che questo sia specificato, perché nelle vecchie banconote era specificato. Ma Mario Draghi non si sa che titolo firma. Mentre nella lira, per esempio, c'era scritto governatore, la firma di chi era, di Fazio, chi sia. E cassiere, c'era la firma del cassiere, e quindi c'era una posizione anche di amministratore e quindi anche di relative responsabilità a quel ruolo e a quella carica. Qui invece c'è solo scritto Mario Draghi, M puntato Draghi, che non significa un cazzo di niente. Assolutamente niente. È chiaro? Andiamo avanti. Allora, dicevo, quindi il ministro delle finanze dice: questa affermazione è esatta. La sua critica si fonda evidentemente sull'ipotesi che la moneta scritturale messa in circolazione dalle banche non figura nel bilancio della Banca Nazionale Svizzera. Questa affermazione è esatta, nel senso che la moneta scritturale creata dalle banche non è considerata denaro inteso quale mezzo di pagamento legale, bensì un credito, e fino a qui ci siamo arrivati. Ciò obbliga le banche a mettere a disposizione questo sistema, ciò obbliga le banche a mettere a disposizione dei creditori mezzi di pagamento legali se questi lo richiedono. Hai capito? Chiaro? Cioè, se io ti dico no, tu mi devi dare i soldi e non solo una cifra messa su un computer, tu mi devi dare i soldi con la R. È chiaro? Quindi... ciò obbliga le banche a mettere a disposizione dei creditori mezzi di pagamento legali se questi lo richiedono. Evidentemente lei reputa questo sistema problematico, e mi sembra giusto. L'iniziativa popolare che l'iniziativa popolare, che è un'iniziativa messa in piedi in Svizzera, che si chiama Per i soldi a prova di crisi, emissione di moneta riservata alla Banca Nazionale, iniziativa moneta intera, questo è il titolo, mette in discussione sul piano politico il sistema vigente. La invito quindi a seguire l'evolversi della situazione. Il Consiglio federale si pronuncerà in modo esaustivo sulla questione al momento opportuno. Cioè, vuol dire che anche in Svizzera la situazione è chiarissima a chi ha consapevolezza di come si maneggia il denaro, e quindi qua dice appunto mette in discussione sul piano politico il sistema vigente, non solo sul piano politico, anche su quello economico monetario, perché non può essere comparato una cambiale, una promessa di pagamento o una moneta virtuale come è la moneta scritturale a una moneta sostanzialmente concreta, pragmatica, come è la moneta solida cartacea. È chiaro? Ma cartacea o soprattutto metallica? O metallica, ma vabbè, metallica ormai non usa più nessuno. Vabbè, cartacea. Sia, allora, ci dovrebbe essere sempre. Per concludere, anche se formale, la copertura, anche se formale, ci dovrebbe essere sempre. Ma dal 1973 si è ritenuto di levare anche questo formalismo. Ma queste cose le dobbiamo dire. Occorre quindi, diciamo. Aspetta un attimo, ribadire anche quello che dice Marco Saba, e cioè è una ricerca che ha fatto appunto Marco Saba, che parla di una
saggio messo a punto dal professor Richard Werner, e che dice: come operano le banche e da dove arriva la provvista di denaro? La crisi finanziaria ha sollevato la consapevolezza che queste domande sono state inopportunamente sottovalutate da molti ricercatori. Nel secolo passato, in periodi differenti, hanno dominato tre differenti teorie sulla pratica bancaria. La prima, la teoria bancaria correntemente prevalente nell'intermediazione finanziaria, dice che le banche risalgono, raccolgono i depositi e poi li prestano, proprio come gli altri intermediari finanziari non bancari. La seconda teoria, e anche la vecchia teoria bancaria della riserva frazionata, dice che ogni banca individualmente è un intermediario finanziario che non ha potere di creare moneta, ma che il sistema bancario nel suo insieme è capace di creare moneta attraverso il processo della multipla espansione dei depositi, il moltiplicatore monetario. La terza teoria, bancaria della creazione del credito, predominante un secolo fa, non considera le banche come intermediari finanziari che raccolgono depositi per poi prestarli, ma invece argomenta che ogni banca individualmente crea credito e moneta nuova ogni volta che la banca effettua un prestito. Oh, questa è la teoria del secolo fa. Le teorie differiscono nel loro trattamento contabile del prestito bancario anche per quanto riguarda le implicazioni procedurali. Poiché secondo la teoria dominante dell'intermediazione finanziaria le banche sono virtualmente identiche agli intermediari finanziari non bancari, queste non sono incluse nei modelli economici usati dall'economia e dai banchieri centrali. Ecco il motivo per cui questa distorsione comportamentale ed anche fiscale e economica è potuta accadere. E quindi, come seguitando, inoltre la teoria che vede le banche come intermediari ci procura il razionale per la regolazione bancaria basata sull'adeguatezza del capitale, cioè razionale significa il principio per la regolazione bancaria basata sull'adeguatezza del capitale. Se questa teoria non fosse corretta, la corrente modellazione prevalente nell'economia e le politiche di regolazione sarebbero senza fondamento empirico. Lo dice il professor Richard Werner, cioè dice in pratica che questa regola, questa modalità comportamentale attuale delle banche, che perché quella attuale, è illegale, è senza fondamento e quindi del tutto illegale. In pratica le banche vivono prestando soldi che non hanno, nonostante, che nemmeno creano dal nulla, perché Auriti diceva denaro creato dal nulla. In realtà non è nemmeno creato dal nulla, perché che cosa crei dal nulla? Le banche, il 90% dei casi, fanno un passaggio di carattere puramente manuale. Una volta manuale, adesso c'è la macchina. Dare, avere, avere, dare. E basta. Nemmeno fisicamente viene più consegnata la moneta. Quando una banca al cliente che chiede un mutuo gli dice sì, ti do il mutuo, mica gli dà tutti i soldi. Non gli dà per niente. Il mutuo però, è un assegnamento per credito. Però su richiesta è possibile volendo. Avere... No, su richiesta devono darti il denaro. Esattamente. Carta frusciante. No, esattamente. Allora, nonostante... Ma siccome non gliela chiede nessuno? Gli danno il blocchetto d'assegni, sì, che ti fanno pure pagare. Sì, oltretutto. così come, ricordiamocelo bene, per l'ennesima volta, quando tu fai un bonifico, la banca ti chiede una certa cifra. Quella cifra, se tu non richiedi la ricevuta, non va in contabilità, certo, non viene contabilizzata. Certo. Quelli sono una marea di soldi che le banche incassano senza pagare le tasse, perché non c'è la ricevuta. Nessuno chiede la ricevuta di quel pagamento. Dunque, nonostante l'importanza della questione, finora, questo è sempre il professor Werner che parla, finora solo una prova empirica delle tre teorie è stata riportata nelle riviste scientifiche. Questo documento presenta una seconda prova empirica ricorrendo a metodi alternativi che permette il controllo di tutti gli altri fattori. Le teorie bancarie dell'intermediazione finanziaria e della riserva frazionaria vengono rifiutate dalle prove presentate. Cioè anche nel caso della riserva frazionaria, pure in quel caso lì, è assolutamente insostenibile
perché ingestibile e scorretto rispetto al bilancio delle banche. Questa scoperta mette in dubbio... Ma non è una scoperta, è una cosa banale, però, se no non l'avrebbero questa fatto. Questa evidenziazione... Se non fosse stata una truffa, non l'avrebbero fatto. Certo. Questa scoperta mette in dubbio le motivazioni per la regolamentazione dell'adeguatezza patrimoniale della banca al fine di evitare le crisi bancarie, come viene illustrato nel caso dello studio di Barclays Bank durante la crisi, quella dell'immobiliare americana. La scoperta indica che consigliare e incoraggiare i paesi in via di sviluppo a prendere in prestito dall'estero è fuorviante. La trattazione considera qual è il motivo per cui gli economisti hanno fallito per gran parte del secolo scorso nel fare progressi per quanto riguarda la conoscenza del sistema monetario e perché invece ci sono spostati sempre più lontano dalla verità, come già era riconosciuta dalla teoria della creazione di credito ben più di un secolo fa. Viene trattato il ruolo dei conflitti di interesse delle parti interessate nel plasmare l'attuale consenso accademico che non tiene conto delle banche. Viene indicata una serie di percorsi per ulteriori necessarie ricerche. Cioè qui sono tutti coinvolti, anche le università e le facoltà di economia, perché vanno insegnando cazzate magistrali a degli perfetti idioti che poi seguiranno pedissequamente quello che è stato loro insegnato in quel somarificio come la Bocconi. Esattamente. No, esattamente. Per dire, che sforna tipo, sono come i preti. Tipe come quella là che conosciamo noi. Esattamente. No? Amica di Marra, no? Sì, ex amica di Marra. Esattamente. E poi Werner... dopo aver analizzato il bilancio della banca Raiffeisen ed aver dimostrato empiricamente la validità della teoria della creazione del credito e che questo credito è denaro, conclude: quanto sopra, cioè quanto ha detto sopra, rinforza la necessità di una nuova agenda di ricerca interdisciplinare sul ruolo delle banche e della banca centrale, in particolare nel sistema monetario in generale, che dovrebbe essere saldamente radicata nella metodologia della ricerca empirica e induttiva per produrre economia scientifica davvero, non pseudoeconomia, pseudoscienza di economia, no? Qui parliamo della disciplina dell'economia. E quindi, mentre molti autori hanno proclamato un offuscamento continuo della divisione tra le banche e le istituzioni finanziarie non bancarie, l'autore, questo cioè qui è Sabba che parla, l'autore cioè Werner, ha mostrato esattamente quello che consente alle banche di creare denaro e capitale dal nulla, mentre le non banche non sono in grado di poterlo fare, ovviamente. Non perché non sono capaci, ma perché sono rese nella condizione di non poterlo fare. Mentre allora è quindi richiesto un lavoro interdisciplinare con i ricercatori in politica, diritto, contabilità, gestione, ricerca operativa, informatica, ingegneria e sistemi di ricerca per assicurare che l'economia e la finanza per conto proprio non possano continuare ad ignorare la realtà empirica e si avviino in un altro secolo perso per le scienze economiche. Cioè, in pratica, Sabba dice quello che diciamo noi da anni, e siamo sempre stati d'accordo su questo, che gli economisti sono dei perfetti coglioni con la laurea. Cioè, coglioni, dipende dove. Cioè, quello che alcuni subisce, sono venduti, è diverso. No, il 90% sono venduti, quelli che riescono a coprire alcuni ruoli importanti. Certo. Gli altri sono coglioni perché, come capita sempre, ma neanche nel campo della medicina. Certo. Allora, basterebbe pensare, allora, invito i nostri amici alla conferenza che io terrò il 20 ottobre, giovedì prossimo, alle 17:30. Presso l'associazione AVA, associazione vegetariana animalista, e farò vedere che cosa sta facendo l'industria farmaceutica che nei confronti dei pazienti si comporta esattamente come le banche, come lo strozzino, esattamente qua. È allora, la stessa cosa. Nello studio pubblicato recentemente, Werner, che abbiamo citato prima, affermava che la legalità o meno del modo con cui le banche gestiscono la parte contabile necessita di una ulteriore ricerca legale, cioè devono dare un assetto legale a quello procedimento in qualche modo e giustificarlo. Degli scopi dell'autore, tuttavia, rimane aperta la questione contabile. Le banche, qui va sottolineato precisamente e puntualmente, le banche registrano l'operazione del prestito non evidenziando la creazione del nuovo denaro, ma lasciando supporre all'osservatore, cioè al cliente, che esse utilizzino il denaro contenuto nei depositi, mentre, come empiricamente dimostrato,
Il cucchiaio no. Nella pratica si comportano in tutt'altro modo. Le conseguenze di questa tenuta contabile difforme dalla realtà dei fatti sono state da me evidenziate nel corso di varie assemblee degli azionisti presso le più importanti banche italiane nel 2014 e 2015. In pratica, non contabilizzando nell'attivo di cassa il denaro creato ex novo, si simula una situazione passiva dell'istituto che non corrisponde a verità, ma che influisce nella nostra realtà, visto l'affannarsi delle autorità nel cercare continuamente metodi per rimpinguare le casse delle banche, come l'esempio della recente legge sul bail-in ci dimostra. Si cerca, cioè, continuamente di riempire un falso buco contabile attingendo dalle tasche dei cittadini direttamente o indirettamente, perché non si vuole riconoscere l'enorme guadagno non contabilizzato che le banche ottengono creando soldi dal nulla e pretendendo di farseli restituire con gli interessi. L'entità della grave situazione che così si crea sotto gli occhi di chiunque, basta andare in Grecia o vivere in Italia aprendo gli occhi, che per scoprire la realtà della miseria assurda e non necessaria che creano continuamente queste politiche bancarie di offuscamento contabile dell'abbondanza possibile dei mezzi, cioè contabile dell'abbondanza possibile dei mezzi monetari e quindi della fattibilità immediata di un reddito di sussistenza per tutti, per capire che viviamo nella caverna di Platone. Noi l'abbiamo detta citata tantissime volte, la modalità di visione prospettica a secondo del ruolo che comporta ciascuna persona all'interno di una paradigmatica caverna di Platone, dove si evince chiaramente che lo scenario che se ne percepisce a secondo della posizione prospettica è diametralmente diversa. E quindi ecco, quello che bisogna quindi ricordare è che bisogna orizzontare di nuovo tutta la problematica bancaria, perché così come è impostata adesso è semplicemente la grande truffa del secolo, anzi millenaria, bimillenaria direi, e quindi ecco, occorre fare chiarezza in queste prime fasi delle operazioni bancarie, appunto, dove si crea denaro dal nulla che poi immediatamente sparisce attraverso drenaggi strani. La creazione del denaro dal nulla in se stessa non significa niente, perché il denaro in realtà è nulla. Il problema è chi la crea. Se lo creano delle banche nazionalizzate, a noi va bene. O i cittadini. Se lo delle banche che sono gestite dai soliti usurai, allora ci va sempre male. Perché quel drenaggio, allora, il fatto creativo del denaro non è in sé malefico, anzi, fino a che c'è stata la Banca d'Italia controllata dal tesoro, dallo Stato attraverso una parte, non tutta, finanze, ma una grossissima parte di quella clonazione numerica del conto scritturale, e che comporta però poi anche la realizzazione di moneta contante, viene praticamente raddoppiata. Quel raddoppio della contabilità, dell'entità della contabilità, può essere utilizzato per dare i redditi di cittadinanza, come dice giustamente anche Marco Sabbe, noi da 6-7 anni, quando abbiamo ideato e formalizzato concettualmente l'essenza della cambiale sociale. La cambiale sociale è un auto reddito di cittadinanza che ciascuno può autonomamente riconoscersi, e adesso infatti da qualche giorno circola in rete quella parodia messa in piedi da Nicoletta Forchieri, nostra cara amica di lunga data di lotta contro il sistema, che appunto sulla base di quello che è emerso da questa lettera che abbiamo letto del Ministro delle Finanze svizzero, da altre affermazioni per esempio da personaggi del Presidente, anche dal Vicepresidente della Banca Centrale Europea, ultimamente a Madrid se ne è uscito con un forse non intenzionalmente che è stato darsi una zappa sui piedi, ma l'ha fatto, ha confermato quello che noi appunto abbiamo detto adesso, ma l'ha fatto anche la banca d'Inghilterra qualche mese fa, 3 o 4 mesi fa, e anche qualche responsabile della Banca di Francia. Quindi oramai è chiaro e sta uscendo oramai alla luce del sole quella mistificazione e quell'occultamento messo in atto
da secoli dagli usurai bancari che appunto non volevano. Allora, fino a che c'era la le tappe sono c'era la, la non la parità finanziaria, oddio, la corrispondenza frazionaria, ecco, della emissione monetaria, diciamo il gioco era abbastanza circoscritto, ristretto, perché diciamo gli ambiti erano abbastanza limitati, c'era comunque un rapporto da mantenere, in qualche modo dovevi rispondere, una misurazione di riferimento. Allora, e comunque poi dopo hanno dovuto toglierlo perché ovviamente hanno debordato in maniera 1970. Mega galattica, per cui ovviamente hanno dovuto cedere le armi. Però poi dopo hanno messo in piedi un sistema ancora molto più perverso, e cioè questo praticamente che permette a loro di fare poi occultamento di questo credito enorme di 1.000 miliardi all'anno in Italia, ma al mondo immaginiamo quanto è, che permette alle banche poi di fare le scalate all'interno delle loro stesse banche, anzi no, perché questo gli è impedito da tutta una serie di vincoli che anche questa serie di vincoli mettono in chiaro che questo non è denaro, perché se fosse denaro reale. Potrebbero essere interscambiato fra le banche anche internazionali. Invece questo denaro creato dal nulla, così come diciamo noi, tanto per dare una denominazione, può essere interscambiato solo all'interno del circuito bancario italiano, cioè banche italiane con banche italiane, non può essere nominato in un altro tipo di contratto internazionale interbancario. Quindi questo sta a dire che conferma che ogni banca non ha nessuna fiducia rispetto alle altre banche di altre nazioni, perché non sanno qual è il loro livello di indebitamento o comunque di creazione positiva, che però non esiste, quindi potrebbe essere, oddio, non mi viene, ho perso un po' il filo. Chiudila lì. Va bene, volevo dire che questo credito fasullo, promessa di pagamento, che abbiamo detto, creato dalle banche, non è riconosciuto neanche a livello internazionale, perché le banche italiane hanno un certo target di creazione di denaro fasullo, un certo X, un certo quorum, diciamo, ecco. Mentre le banche svizzere, quelle inglesi, tedesche o panamensi, hanno altri parametri, quindi non conoscendo all'interno diciamo le modalità di operazione che una banca rispetto all'altra di nazioni diverse hanno, non si fidano a scambiarsi il denaro fra di loro e quindi non possono usarlo. Questo pseudo denaro. Pseudo denaro, questo a maggiore conferma di quanto andiamo dicendo noi. Spero di essere stato chiaro. Bene, chiudiamo qui? Io direi chiudiamo qui, credo che in un secondo intervento faccio un po' di rassegna stampa. Sempre, so long. Sempre. 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 Laudetur Priapus. Sempre. Vai. Aspetta che qua siamo affossati.